Allora, andiamo, adesso faccio delle gaffe clamorose. L'unico problema è che l'arma che ho a disposizione è molto scarsa. Ecco, vedi? Ho detto che facevo delle gaffe. Buongiorno a tutti ragazzi, io sono Orla e qui siamo su Orla's Games, in particolare siamo su Raft. Ci svegliamo e... beh, prima cosa da fare è una bella bevutina che ci sta sempre bene e riempiamoci l'acqua. Dobbiamo... allora, io sono andato un po' avanti nel mentre, ma non ho fatto niente di particolare. Ho soltanto aggiunto la vela che mi serviva e ho creato, vabbè, qualche contenitore in più. Il letto non mi ricordo se l'avevo già fatto con voi. Il porta piante, insomma, un piccolo vaso, ma era giusto un attimo per tenermi in vita, niente di... e ovviamente l'ancora provvisoria per fermarmi qua, perché c'è bisogno di andare nelle profondità a cercare altri tipi di materiali rispetto a quelli che troviamo in acqua. Quindi assolutamente devo andare giù. Problema dello squalo. Qua. Ho scoperto che lo squalo si può affrontare. Iacco. Lo squalo si può affrontare, non è per niente difficile. Allora, andiamo, adesso faccio delle gaffe clamorose. L'unico problema è che l'arma che ho a disposizione è molto scarsa. Ecco, vedi? Ho detto che facevo delle gaffe? Fatte. Dov'è adesso? Dov'è? Eccolo, vediamo. Eccolo lì, preso. Senza che lui prenda me. Adesso andiamo avanti un po' così. Magari saltiamo questo pezzo finché non si arrende. Niente. È andata. Ho perso la lancia. Devo ricostruirmela immediatamente. Assi e corda. Mo vado a trovare le assi. Qui ce n'ho solo due. Qui non ce n'ho. Allora, poi mi dovrò organizzare. La corda dov'è? C'è un po' di roba rinfusa. Non c'è corda? Vabbè, ce la creiamo. Ok. Ributtiamo qua tutto. Via. Allora, mica cotto? Perfetto. Facciamo lo spuntino. Ci riprendiamo anche da bere, va, che ci sta. Ci sta sempre. Una bella bevuta. Ti metto a fare anche questo, va. E torniamo giù. Dov'è? Quanta ce n'è ancora di vita? Fenomeno. Dai, su. Avanti. Ti abbatto, prendo ultime cose e poi si riparte, che ci abbiamo da fare noi qua. Bisogna anche ricordarsi di respirare, se no è un dramma. Ale, abbattuto. E andiamo. Adesso ci raccattiamo un po' di robine sue. E vediamo cos'altro possiamo raccattare qua sotto. Qui avevo raccattato roba, perché un po' l'avevo raccattata, perché non è il primo squaletto che viene fuori. Però, sai mai, ti vai a perdere cose. C'era anche una cassa qua sotto che ho recuperato. Dunque. Ah, giocando a sto gioco ogni tanto mi viene voglia di Subnautica. Così, non so come mai, eh. Penso sia una cosa casuale. Che altro argilla ci serve? Ma ce ne serve un botto. Però, trovi la sabbia, cosa fai? Non la prendi? Sassi non li prendi, ma prendiamo tutto, è buono. Questa è argilla, vero? Ok, argilla è fondamentale.
Acqua, cioè acqua, aria. Acqua ce n'è fin troppa. Sabbia. Ah, poi vorrei anche un po' argilla, argilla, argilla. Questo è rame, vero? Che anche quello ci vuole. Poi abbiamo anche un pochino di fame, ci guardiamo dopo per la fame. Finiamo qua finché non arriva altro squalo. Che poi c'è tipo un periodo, un breve periodo tra uno squalo e l'altro, quindi bisogna assolutamente approfittare e cercare ovunque nel lasso di tempo in cui non c'è l'altro squalo. Ok, facciamo un giretto di qua. Cioè, qua c'è roba. Però, buona, la pietra inizierei a molarla un po' perché non mi serve particolarmente. Perché non c'è più molto, pietra se ce n'è. Però il resto mi sa che no. Alghe non ce n'è, perché da alghe ci prendiamo appunto le alghe che poi ci facciamo l'appiccicume. Ma mi sa che niente. Un attimo a rivedere qua, che mi sembra una zona più grossa ed è facile pescarci le cose, ma no, dai, a posto. Boh, direi che possiamo anche ripartire a sto punto. Vai. Allora, io ho fatto una cosa. Avevo messo a fare dov'è? 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 Il mattone fresco con sabbia e argilla. Se magari ce ne mettiamo a fare degli altri. Ecco qua. Solo due siamo riusciti a farne. Praticamente bisogna metterli a seccare. E messi una volta a seccare, andiamo a ripescare. Eccolo. Ok, ricerca. Abbiamo, possiamo prendere la fonditrice, che mi sembra un'ottima cosa. Però per fare la fonditrice quanta roba ci vorrà? Una marea, suppongo. 6 mattoni, ciao. Poi me li pesco io 6 mattoni, che c'ho 2. Allora, ci vuole per fare il mattone. Pa-pa-pa, ci vuole. Sabbia e argilla. Argilla ne abbiamo una. Ah, questa è argilla. Oh, sì. E allora siamo parati. E sabbia? No, questo... Aspetta, questo è rame e te lo schiocco qua. Questa è sabbia. Stai morendo di fame, amico? Mangia, mangia. Spieghiamo le vele, va. Così ci togliamo anche un po' dalle scatole. Per fare la fonditrice ci vogliono 6 mattoni. E per fare i mattoni, allora, ne abbiamo 2. Ok, 4 mattoni. E ce ne andiamo a mettere qua. E se possibile potremo anche ambire ad aumentare un attimo la dimensione. Perfetto. Oh, guarda come ci stiamo già allargando bene. Allora, qui potremo anche seminare un po' di patate. E intanto questo ce lo beviamo noi, perché insomma, prima noi, poi... Ehi, qua è un attimo che arrivano i gabbiani a mangiare, che ci ciullano il cibo. Eccolo. Dov'è? Iacco.
Iacco, vai via. No, non ci abbiamo legna. Eccolo. Giusto questo mi serviva. Siamo un po' fuori rotta però, eh. No, sta arrivando un po' di roba. Dovrei fare anche dei retti. Questa direzione. Retino. Assi, corda e chiodi. Abbiamo bisogno di due chiodi. Ma due chiodi non ce l'ho da nessuna parte. Eccoli. Quindi chiodi. Corda. E assi di legno. Che assi di legno secondo me qua. Bestia, ho già finito tutto. Ecco, abbiamo fatti due. Teoria dovrebbe essere utile come cosa averne due in più. E se ci fosse roba là, andiamo a vedere. Andiamo là che è meglio. Vai forse pagaiare? Allora, direzione giusta, quindi siamo tranquilli. Ma c'è la cassa? Ma perché se io arrivo lì... Eccola. A posto. Com'è andata giù male. Allora. Niente, a posto. Qua. Su. Torniamo in balia delle onde, va? Ah, i mattoni qua intanto si sono seccati, quindi quasi quasi possiamo anche prenderceli. Però. Vabbè, andiamo ad abbellare le piante, va? No. Sbagliato tasto, clamorosamente. E quindi niente. Non bevete neanche a sto giro, mi spiace. Dunque, qui abbiamo il ferro. Lo butto qua. Pietra te la butto qua. Così c'è due di pietra. Perfetto. Eccolo. No. Iacco. No. No. Malefici. Tutti insieme arrivano, eh? Le disgrazie non arrivano mai sole. Ci arriva? No. Eccoci. Abbiamo riparato tutto? Sembra di sì. Allora, sta roba qua raccattiamola. Che ci facciamo la fonditrice. Per fare la fonditrice abbiamo bisogno anche dei chiodi e rottami. Scusa. Ah, vabbè. Ok. Chiodi te li metto qua, guarda. Ci metto anche il sasso. Fonditrice. Poi vabbè, poi spostiamo tutto, eh. È il momento quando mi allargo un po'. Allora, mettiamo l'asse, va bene.
Scusa. Qua. Questo è metallo, giusto? Ok, vediamo cosa viene fuori col metallo. Intanto un po' di roba l'abbiamo presa. Molto bene. Finalmente le reti fanno il loro dovere. Ottimo. Qui vai. Qui un'altra bevutina ce la facciamo volentieri. E cosa possiamo fare? Ci allarghiamo? Ovvio, dire anche di plastica. Ne abbiamo così tanta comunque. Per niente proprio. Vai, via. Ora cattiamoci un po' di plastica da noi, sennò qua la vedo dura. Allora, fatto. Raccogli l'in... sì. No, eh. Allora, nelle casse, cosa ci buttiamo adesso? Io in realtà manco serviva a mettere roba nelle casse, quindi... Questo me lo metti a fare. Questo me lo mangi. Questo me lo raccatti. E ci mettiamo qua al tavolo con il lingotto. Il lingotto me lo ricerchi e ci possiamo fare un bel po' di robetta. Cioè, scusami, tipo il bolt. Un lingotto. Buono. La pala? Ci facciamo con la pala. Cesoie. Griglia migliorata. Buono. Lancia rete. Non so cosa possa servire. Lancia di metallo. Ecco. Ancora fissa. E pentola. Beh. Niente male. Assolutamente niente male. Quindi... Vai. Come se non ci fosse un domani, mi devi fare tutto. Che anche con la lancia fissa c'è da ridere. Cioè con... buonanotte. Con la lancia... Quella potente, tanta roba. Patate ce n'ho? Sì. Vai, via! Appena mi faccio l'arco, vedi, sì. Vedi, vedi come ridete. Perfetto, plastica. E. Vai. Fatto te. Bravissimo. Allora, laggiù c'è un'altra situazione. Ci abbiamo un'altra zattera. Che in teoria non dovremmo riuscire a beccare. Quindi. Eccoci. No. Composto di frutta. No. Aspetta. Composto di frutta lo voglio. Vabbè, le ricette che fai? Le butti? Insomma.
Vabbè, dai ragazzi, io direi che per questa puntata, questo episodio, abbiamo fatto un bel po' di roba, abbiamo scoperto un bel po' di cose. Direi che ci possiamo anche salutare qui. Io vi ringrazio per essere stati qui in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo episodio, sempre qui su Orlas Games. Ciao a tutti, ragazzi.